Allora, proseguendo appunto il discorso, perché prima avevo giusto fatto un inciso così, non era in programma, dico la verità, magari avrei dovuto leggere dalla Bibbia cattolica, comunque al di là era giusto per dimostrare che se comunque voi aprite una Bibbia, la storiella della creazione del maschio e della femmina in realtà sono due storielle. La prima è quando loro vengono creati in simultanea, la seconda è quando loro sono creati prima il maschio e poi la femmina. Se andate, cioè se controllate, fate la prova nella vostra Bibbia, lo troverete quindi. Allora, articolo 4. Se la donna fu formata immediatamente da Dio. Sembra che la donna non sia stata formata immediatamente da Dio. Infatti, 1. Nessun individuo che trae la sua origine da un essere, dalla medesima specie, viene prodotto immediatamente da Dio, ma la donna trae origine dall'uomo, che è della sua stessa specie, perciò non fu prodotto immediatamente da Dio. 2. Dice Sant'Agostino che le cose corporee sono amministrate da Dio per mezzo degli angeli. Ora, il corpo della donna fu formato di materia corporea, dunque non fu prodotto da Dio immediatamente, ma per mezzo degli angeli. 3. Gli esseri che hanno avuto una preesistenza in altre creature, secondo le ragioni seminali, non sono stati prodotti immediatamente da Dio, ma in virtù di qualche creatura. Ora, a detta di Sant'Agostino, il corpo della donna fu prodotto dal primo abbozzo del creato, secondo le ragioni seminali, dunque la donna non fu prodotta immediatamente da Dio. In contrario, scrive Sant'Agostino, soltanto Dio da cui trasse sussistenza tutta la natura poté formare o edificare una costola da farne una donna. Rispondo, la generazione naturale richiede per ogni specie una materia determinata, come si è visto. Ora, la materia dalla quale l'uomo ha la sua origine naturale è il seme umano dell'uomo e della donna. Perciò gli individui della specie umana non possono essere generati naturalmente da un'altra qualsiasi materia. E quindi Dio soltanto, creatore della natura, può dare l'esistenza alle cose fuori dal corso della natura. Dunque solo Dio ha potuto formare l'uomo dal fango della terra e la donna dalla costola dell'uomo. Soluzione delle difficoltà. L'argomento addotto è valido quando un individuo è generato da un altro della medesima specie per generazione naturale. Come Sant'Agostino confessa, noi non sappiamo se gli angeli abbiano prestato a Dio un qualche ministero nella formazione della donna. Tuttavia è ugualmente certo che né il corpo dell'uomo della terra né il corpo della donna dalla costola dell'uomo furono formati per mezzo degli angeli. Come si esprime Sant'Agostino nel medesimo libro, la fase primordiale del creato non esigeva che la donna fosse assolutamente in quel modo, ma solo che potesse essere fatta in quella maniera. Quindi il corpo della donna preesisteva, in forza delle ragioni seminali, nel primo abbozzo del creato, non secondo la potenza attiva, ma solo secondo quella passiva, cioè in rapporto alla potenza attiva del creatore. Allora, poi. Il commento del deficiente Tito Centi scrive: il racconto biblico è tale da escludere l'intervento di qualsiasi causa secondo nella formazione di qualsiasi causa seconda nella formazione della donna. Per quanto riguarda l'evoluzionismo teistico, dobbiamo aggiungere che esso viene particolarmente contraddetto dalla netta distinzione che l'agiografo stabilisce tra l'aiuto simile a sé, cercato nell'uomo, e tutti gli animali. Soltanto dopo la creazione della donna l'uomo esce in quell'esclamazione: ecco, questo è osso delle mie ossa e carne della mia carne. Questa sarà chiamata virago perché è stata tratta dall'uomo, vir. Sì, in realtà poi nelle versioni moderne voi trovate ovviamente la parola donna, la parola virago è un po' attualmente poi ha tutt'altro significato. Anche se qui probabilmente loro l'hanno usata perché appunto volevano ricondurla alla parola vir, che significa uomo, che come avevamo già visto Tommaso d'Aquino poi utilizzava anche quando parlava della fine del mondo, quando appunto tutta l'umanità sarà un vir. Ovvero sarà un uomo, come poi rimando a quel video che avevo fatto in merito a come lui vedesse la maschietà rispetto alla femminilità. E se guardate un po' di mesi fa, avevo appunto fatto una lettura di Tommaso d'Aquino tratta dalla Summa contro i Gentili, dove appunto lui andava a parlare del concetto di vir proprio, che poi, come vedete, Tito Centi poi tra l'altro riprende nel suo commento. Qui. È ben difficile salvare la sostanza di queste parole che parlano di una derivazione immediata della donna dell'uomo secondo una qualsiasi teoria evoluzionista. È la solita spiegazione tomistica che esclude ogni appiglio per la teoria dell'evoluzione. Allora, ovviamente Tito Centi, che era un uomo che ha vissuto nel 1900, probabilmente sarà crepato l'altro ieri. Non è che va a dire che adesso attualmente noi fortunatamente siamo di scienza, quindi non crediamo più a queste cretinate,
tranne proprio forse i testimoni di Geova e altra gente del genere, e non crediamo più appunto che il corpo femminile sia stato formato da una costola, ovviamente, ma abbiamo la teoria dell'evoluzione, ovviamente, che le persone, diciamo, che non. Che appunto si intendono di scienza ben conoscono, no? Ovviamente. Non è che Tito Centi va a dire che adesso attualmente tutto questo discorso, tutta questa cretinata sulla costola, che viene difesa come dogma di fede, non è che dice che è un'idiozia, che noi moderni non la crediamo più, no, assolutamente, dice semplicemente che la spiegazione tomistica esclude ogni appiglio per la teoria dell'evoluzione. Quindi dal punto di vista di Tito Centi, non è la teoria dell'evoluzione che ha ragione. Ma la teoria di Tommaso d'Aquino, ovviamente, che merita appunto la nostra fede. Come appunto del resto lui già poi sosteneva quando andava appunto a difendere il fatto che la femmina fosse un maso occasionatus dal suo punto di vista di Tito Centi, che ricordo che appunto è uno che ha vissuto nel 1900, quindi non era un suo contemporaneo, anche se la mente ce l'aveva proprio nel periodo del 1200, va appunto a dire che in realtà all'infuori della generazione vanno a cercare un motivo che renda davvero necessaria la creazione della donna. Ovviamente, perché appunto la donna deve servire giusto come qui è. Doveva servire appunto giusto solo come sgravafigli, come essere essere di serie Z da fecondare per, appunto per farle sgravare figli, che poi appunto in realtà è l'ontologia cristiana della donna. Allora, il discorso, come avete visto, la questione 92 io l'ho letta tutta. Faccio rivedere di nuovo le pagine. Allora, come vedete, era anche bella lunga perché, come vedete, le ho lette tutte. Ho messo anche il testo latino. Questa è tutta la questione 92. Ho messo anche il testo latino a fronte. Probabilmente domani, tra l'altro, perché adesso li sto facendo di sera, c'è poca luce. Domani probabilmente li rifarò con le pagine sempre belle messe in mondovisione in maniera tale che probabilmente ci sarà più luce e si vedranno anche meglio. Come vedete qui, farò anche probabilmente delle fotocopie di queste pagine, perché purtroppo il libro non me lo posso tenere, altrimenti me lo sarei tenuta volentieri, però purtroppo lo devo restituire in biblioteca. Farò comunque delle fotocopie, così poi le avrò appunto sempre sotto mano nel caso appunto qualcuno poi dubiti, girerò sempre con queste fotocopie sotto mano. E farò appunto delle ulteriori fotografie dalla webcam appena c'è maggior luce, così appunto sarà possibile sempre averle sotto mano. Le metterò sul mio blog. E un'altra cosa, sto anche pensando di leggere la questione 93 e probabilmente anche qualche altra questione. Però probabilmente lo farò in un'altra serie di video e forse magari le caricherò anche sull'altro canale, vedrò un po', perché sinceramente in realtà poi come ho detto, il libro lo vorrei anche leggere tutto, perché qui c'è Tommaso d'Aquino al suo fascino cattolico più elevato, ecco, il suo massimo splendore, ecco, del nostro adorabile dottore Angelico. Quindi vedrò un po' se leggere sempre altre questioni, probabilmente ne leggerò anche altre. Ecco, se siete curiosi, poi ecco, state un po' sempre connessi sul mio canale, così potrete sempre vedere al meglio questi bellissimi concetti cristiani cattolici, no? Come abbiamo visto, di amore per la donna e di fede in una dea madre, ecco, come ovviamente dico sempre. Niente, il video lo concludo qui. Spero che questo video d'ora in poi li saranno linkati a tutte le persone che osano parlare, non avendo appunto mai letto teologia, osano denigrare il mio lavoro, osano affossarmi. D'ora in poi io linkerò direttamente questa serie di video. Così appunto le persone che adesso hanno visto proprio le pagine Mondovisione, appunto prima di aprire bocca e di petare inutilmente delle idiozie, almeno appunto si vedono un po' il video, così imparano qualcosa sulla loro stessa religione, perché mi sa che il cristianesimo lo conosce meglio Lunariale di Femme Fatale che non le persone che poi appunto si proclamano cristiane.